tutti ragazzi, ben arrivati su Nerd Village. Oggi siamo qua su una nuova serie di video che ci accompagnerà per questo tempo. Allora, siamo qua, intanto vedete anche la chat, una grafica un po' diversa. Siamo qua sulla prima edizione del The Nerd Tournament. Che cos'è? È nata da una iniziativa sempre del gruppo di Telegram. Ringrazio i ragazzi che hanno voluto organizzarli. Io volevo aspettare che saremmo stati un po' di più, però hanno comunque insistito tanti e visto che eravamo in 8 ho deciso di organizzare questo piccolo torneino. Come funziona? Stiamo facendo direttamente a eliminazione diretta, quindi siamo 8 partecipanti, tutti coloro che stanno nel gruppo di Telegram, che ricordo ci si entra donando 5 euro in live al canale, si ha il link di invito dal sottoscritto e si entrerà nel gruppo di Telegram dove stiamo parlando veramente di tutto, e escono fuori iniziative come questo, come per esempio il building che hanno fatto tutti loro insieme del team con i Veltal e Kyogre. Quindi adesso in questo momento faremo una best of 3, io e il buon RG Angel, che ringrazio sia per il supporto continuo delle donazioni sia per aver partecipato appunto a questo torneo. Stiamo vedendo appunto i team, faremo una best of 3. Io mi sto comportando esattamente come mi comporterei se fossi ad un evento, quindi mi sono scritto il moveset, mi sono scritto tutti i team del buon RG Angel e mi scriverò man mano i moveset, visto che appunto in best of 3 va bene avere tutto sotto controllo. Se questo format vi piace, lasciate un bel like, commentate e condividete il video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, perché siamo vicini ai 1400 iscritti, quindi veramente grazie di cuore a tutti quanti. E appunto andiamo a giocare, ragazzi. Quando io uscirò dal torneo, se non dovessi arrivare in finale, vi porterò un video commentary di uno invece dei match più belli fra quelli che rimangono. Quindi comunque non è che se esco contro il buon RG Angel finisce la rubrica, anzi comunque ci andremo a vedere il torneo fino alla fine. Comunque adesso andiamo ad avvertirli. Ho finito la intro GL, perfetto. Mettiamo il timer e cominciamo ad analizzare tutto quanto. Allora, abbiamo uno Xernala con Staka, Latias, attenzione a Latias, Tapu Koko e Incineroar. Allora, qua come ci possiamo comportare? Noi abbiamo un XY, con Xerneas, Yveltal, Darkinium Z, l'ho voluto provare in questo modo con Aerial Ace in modo da dargli anche la stab volante. Abbiamo un Landorus Scarf, che ci potrebbe essere molto utile. Abbiamo Mien Shao, naturalmente, Toxicroak, Assalto Vesto e Volcarona con il Firium Z. Allora, Volcarona secondo me non ci può fare tutta questa differenza, però sarebbe intrigante andare a lidare con Volcarona Xerneas per vedere se riusciamo a setappare. Ci portiamo dietro Landorus e ci portiamo dietro Mien Shao, perché secondo me ci può far comodo, così non abbiamo praticamente nulla contro Xerneas, però se non Volcarona. Quindi in realtà portarci Toxicroak potrebbe non essere una cattiva idea. Noi andiamo di Volcarona Xerneas, vediamo il nostro Energy Angel come ci lida. Ci lida di Latias Koko. Quindi andiamo a segnare Latias e Koko. Andiamo a fare Rage Powder, lui potrebbe fare Tailwind con Latias, però se noi setappiamo ci mettiamo bene. Ci dice aspetta, ho un problema però, attenzione. Ok, penso che il nostro Energy Angel l'abbia risolto. Io ovviamente gli dico partiamo con le stesse lead, visto che comunque eravamo rimasti così. Ho portato Landorus e Toxicroak, perfetto. Quindi lui mi dovrebbe ripartire con Latias e Koko, esattamente. Allora, andiamo con Xerneas Volcarona, facciamo Geomancy e Rage Powder. Lui farà Tailwind con Latias probabilmente, anche se in realtà quell'Atias non so che cosa possa avere, quindi siamo un attimo in campana. Fortunatamente è in best of 3, quindi ce la possiamo giocare se ci tira fuori qualche infamata. Per Staka noi abbiamo Toxicroak, abbiamo Landorus, diciamo che le soluzioni ce l'abbiamo. Per Lunala abbiamo comunque Toxicroak con... Oh, attenzione! Ha fatto Skydrop Koko e l'Atias fa Roar. Ok, perfetto. Allora, Skydrop e Latias a Roar. Bene, bello scoprire queste cose. Grazie. Allora, facciamo fake out su Latias e facciamo Tailwind, oppure cerchiamo di buttare giù Koko. La Z Koko però ci potrebbe servire. Facciamo Tailwind, facciamo fake out più Tailwind. Va lo Skydrop e facciamo Tailwind. Ok, allora faremo noi Sucker Punch. Ho paura che Latias possa rifarci Tailwind, quindi andiamo a fare Poison Jab su Koko e rimettiamo Xerneas. Rimettiamo Xerneas.
Perfetto, Coco prende una bella sleppa, lui va di Electroweb. Cerchiamo di capire anche cosa possa essere. Latias va di Fulmine. Adesso ci basterà fare Sucker Punch su Latias più Dazzling Gleam. Siamo sempre sotto Tailwind noi, quindi in realtà dovremmo andare abbastanza bene. Sicuramente Coco ci outspeeda lo stesso, visto che ha fatto Electroweb. Invece no, perfetto, peschiamo la doppia kill, molto bene. Adesso lui va di Stacataca Xerneas. Metterà Trick Room. Se mette Trick Room potrebbe essere un problema, però ce la possiamo gestire. Io andrei a fare Poison Jab e Moonblast su Xerneas. Lui fa Protect su Xerneas. Speriamo che non faccia Trick Room, ma che ci killi il nostro Xerneas. Lui va di Gyro Ball su Toxicroak, ok. Facciamo Poison Jab più Moonblast a questo punto. Va di Dazzling Gleam, ok. Moonblast intanto va su Xerneas, lui va di Gyro Ball. Abbiamo Landorus che è Scarf, quindi dovremmo andare abbastanza sul velluto. Mettiamo Volcarona, Landorus. Ricordiamo che con Volcarona siamo più veloci. Io andrei a fare Super Power su Staka più la Z su Xerneas a questo punto. Staka Taka fa Protect, ok, ci sta. Xerneas andrà giù di Z. Staka Taka, Gyro Ball, Protect. Xerneas a Protect, perfetto. Facciamo Super Power più Rage Powder per essere sicuri. Ci droppiamo. Ok, lo stacca alle goggles. Perfetto. Noi rifacciamo Super Power, che però basta buttarlo giù, GG. Ed è 1-0 per noi, perfetto. Facciamo rematch, lo cialliamo. E adesso vediamo, lui non ha portato né Incineroar né Lunala. Quindi pensiamo, perché Coco Latias non penso che la vada a rifare, sinceramente. Non penso proprio. Potrebbe lidarmi con Lunala. Io andrei di Mien Shao Yveltal con sempre Xerneas e Landorus questa volta. Voglio cambiare, perché secondo me Coco Latias non li rimette. Infatti lui va di Lunala Incineroar. Perfetto, ce l'aspettavamo. Qual è il problema? Lui può farmi... Allora, facciamo Fake Out su Incineroar e facciamo la Z. Sicuramente quell'unala c'ha la Z, però io gli faccio la Z con Knock Off, che se in realtà non penso che prenda il coso, quindi facciamo, perché c'ha Base Power 86 e 45, invece questa c'ha 93 perché prende la cosa. Io farei la Z sull'unala. Facciamo Fake Out su Inci, crit, e poi andiamo di Z. Vediamo l'unala quanto prende di danno, penso che muoia, perfetto. Quindi Lunala muore, lui si è portato Incineroar, mette Xerneas. Facciamo Knock Off su Xerneas, poi io uscirei e metterei Landorus. Così intanto rimane fermo su Geomancy. Lui va di Flare Blitz su Lando. Adesso noi facciamo High Jump Kick più Terremoto, perché sì, perché così buttiamo giù anche Incineroar. Intanto Mien Shao va a danneggiare un po' quello Xerneas, però non dovevamo farlo setappare. Proviamo a fare White Guard più di nuovo Terremoto, perché magari lui è andato di Dazzling, ma ha fatto Moonblast su Mien Shao? No, non dovevi fare questa cosa. È vero che mi butti giù Landorus, ma io dietro c'ho Yveltal e Xerneas. No, io avrei fatto Dazzling Gleam. Allora, è vero che non aveva senso, però io avrei fatto Dazzling Gleam per buttarli giù entrambi. Perché adesso ti faccio Moonblast e faccio Knock Off e ce la portiamo a casa.
Intanto sia Arkar, che sarebbe Pyroz, che Buon Lollo stanno nel gruppo di Telegram, quindi hanno aspettato giustamente perché ci sta come se fosse una PC. Ci sono portati a casa il primo match, molto bene. Adesso non so chi beccherò in semifinale, però comunque ce lo andiamo a portare bene, ragazzi, a cazzo duro questo torneo perché è una buona iniziativa e spero che poi nel gruppo di Telegram aumenteremo perché quando poi saremo 16 faremo un bel torneo ancora più ingrandito, quindi dai, è tutta. Mi raccomando, se i match vi sono piaciuti lasciate un bel like, commentate e condividete il video. Il team mio è sperimentale. Quindi è fatto proprio così, l'ho fatto pensare a casa della mia ragazza mentre lei stava studiando, ho buttato giù questa cosa mentre stavo aspettando il team di Appa, quindi ho buttato giù questa cosa e ho detto vabbè, sapete che c'è, facciamo questo torneo, lo provo. Quindi tanto per provare anche una cosa nuova, mi raccomando, nei commenti aspetto un buon feedback su questa tipologia di video e soprattutto sarò molto curioso di vedere che cosa ne pensate del direct, ma su quello poi ci sarà un video a parte che sarà uscito o prima o dopo di questo, a seconda di quanto era ciccione il trailer. Io vi saluto, noi ci vediamo al prossimo, ragazzi, di Monster Hunter Village e bella per voi!